Ad una settimana dall'avvio del campionato, il Teramo, pur senza scendere in campo, vive una domenica positiva con il passaggio del turno in Coppa Italia. Questo perché il Racing Fondi, travolto poco più di una settimana fa al Bonolis, fa un grande regalo ai biancorossi, battendo nettamente la Fermana, che comandava il girone, per 3-1. La rete di Lazzer e la doppietta dell'ex Aquila e Chieti Claudio De Sousa lanciano la squadra di Giuseppe Giannini, ma non al punto da superare lo scoglio del triangolare, con la differenza reti che premia proprio il Teramo, che 24 ore prima aveva confermato i progressi di questo precampionato con un poker rifilato al Martinsicuro. 4-0 con la doppietta di Tulli e i gol di Foggia, tornato dopo qualche piccolo acciacco fisico, e Ilari, trasformato ormai in un vero e proprio incursore in grado di trovare la porta con facilità. Da questa settimana in avanti le trattative riguarderanno soprattutto un portiere da affiancare a Calore Lewandowski e una punta in grado di fare da alternativa allo stesso Foggia, o addirittura in condizione di poter sostenere il peso dell'attacco del Teramo. Anche perché domenica pomeriggio è già campionato, aspettando giovedì la composizione integrale dei tre gironi di terza serie, con lo spauracchio dello sciopero minacciato dall'asso calciatori che potrebbe far slittare proprio l'avvio. Oggi giornata di riposo per il Diavolo, domani si ricomincia con la settimana standard fino alla rifinitura di sabato e la successiva partenza per Portogruaro, dopo il Teramo inizia la stagione in campionato contro il neopromosso Mestre. Nel frattempo le questioni che riguardano i giocatori ai margini della rosa rimangono in sostanziale stand-by, anzi la dirigenza biancorossa è intenzionata a tenere duro fino a costringere di fatto gli epurati a chiedere la risoluzione in caso di mancate offerte da altre squadre. Una situazione in divenire che troverà la conclusione solamente col gong del calciomercato.